Io ho cominciato a masticarla quando avevo 10 anni. E più la masticavo, più mi rendevo conto che il sapore mi piaceva. E poi ho smesso di masticarla e ho preso a nominarla, a scriverla, a leggerla. Oggi mi ritrovo a commemorarla. Oggi mi ritrovo circondato da uomini e donne che, come me, hanno masticato, nominato, scritto, letto la parola cultura. E oggi lei è venuta a mancare, sì. Sapete perché? Perché le sue lettere si sono dimesse, come fanno i presidenti. La lettera C, pensate, è finita a lavorare alla parola curriculum. Un elenco tanto inutile quanto bugiardo, lo sappiamo tutti, è l'etichetta del disoccupato. La lettera U, invece, ha lasciato la cultura e adesso dirige uno dei termini più importanti del parolaio intellettuale. Università. Pensate, ha rifiutato il lavoro alla parola usuraio e seppur in termini filosofici è finita a capeggiarne un sinonimo. L'elegantissima lettera L, invece, ha avuto una promozione, sì, un trasferimento all'estero. Sì, dice che in Italia non trovava gli stimoli giusti per far parte della parola lavoro e quindi è andata a lavorare all'estero. Secondo me ha fatto male i conti con l'articolo 1 della nostra Costituzione. La T, beh, lei è un po' smorfiosetta, diciamo che dopo tanti anni passati dentro la parola cultura ha deciso di lasciarla e di sfondare nel mondo dello spettacolo. E adesso dirige la parola talk show. Ha un ruolo di prestigio, viene usata in tutto il mondo e di certo non ha rimpianti nell'aver lasciato la parola cultura. Proseguendo, la seconda lettera U, beh, lei diciamo che in una recente intervista ha dichiarato che presto lavorerà alla parola utile e ha detto che l'aggettivo utile ha bisogno della lettera U più di quanto l'aggettivo utile, appunto, abbia bisogno della cultura. Stesso discorso, ma dai toni più polemici, è stato mosso dalla lettera R. La lettera R, ai microfoni di una giornalista, ha dichiarato che presto lavorerà alla parola realizzazione e che ormai cultura e realizzazione sono nemiche giurate, per cui è innegabile pensare di associare la parola cultura alla parola realizzazione. Infine, la lettera A, rimasta sola, ha anche lei deciso di migrare verso nuovi orizzonti e adesso lavora in campo televisivo. E dirige una delle parole più comuni nel linguaggio moderno, la parola Auditel. La cultura è morta. Non esiste più, non ha più modo di essere pronunciata, scritta, letta. Sì, sicuramente qualcuno ancora ne parla, ma diciamocela tutta. È come fare l'ecografia a un fantasma. Eppure, stasera, qui, qualcosa si sta già muovendo. Buonasera, buonasera, pubblico di Piazza Mercato. Grazie di essere accorsi così numerosi. Formalità che si dicono, però fanno piacere al pubblico. Allora, cominciamo. Non esiste mondo senza donna, non esiste uomo senza donna, non esiste diversità senza donna. Stasera qui due donne lontane nel tempo, unite per regalarci uno sguardo alla cultura, in uno dei suoi aspetti sinuoso come appunto il corpo di una donna. Sarah Ellis e Mary Wollstonecraft. Grazie.
L'amore della donna sembra essere stato creato solo per servire, quello dell'uomo invece per essere servito. Ma non siate come Eva, che donna, letteralmente creata da una costola dell'uomo. Persino l'inventiva della Bibbia è stata messa a servizio della forza dell'uomo nei confronti della donna. Lo scrittore sarà stato sicuramente un uomo. L'amore, per sua natura, deve essere transitorio. Cercare il segreto che lo rende costante sarebbe folle, come cercare la pietra filosofale o la grande panacea. All'amore fa ineluttabile seguito o l'amicizia o l'indifferenza. Questo è e deve essere il corso naturale delle cose. Non fatevi abbindolare da quelle idee metafisiche astratte sull'amore che vengono create dai romanzi cavallereschi. Piuttosto, stimolate il vostro intelletto leggendo dei saggi. Abbandonate le fantasticherie sull'amore eterno, cercando di capire che l'uomo e la donna sono invece fatti l'uno per l'altra, ma non per diventare un unico essere. Nella stessa misura, essi dovrebbero essere dipendenti e indipendenti l'uno dall'altra. E che dire allora del sacro vincolo del matrimonio? Beh, il matrimonio? Ma è ovvio che esso è il fine principale degli sforzi delle donne. È indispensabile alla loro felicità, al rispetto di sé e certamente all'ottenimento del rispetto altrui. Fine principale, no! Il matrimonio non deve essere per le donne lo scopo per cui affinare le proprie facoltà o per ottenere protezione e buona posizione. Sarebbe un cammino verso il sacrificio del tempo e la prostituzione legale del proprio corpo. E gli interessi, i sogni sarebbero da sacrificare? L'affetto di due coniugi non può essere puro quando marito e moglie hanno così pochi sentimenti in comune, quando non regna la fiducia reciproca e si vive in tale disparità. E invece, cara, ti dico che la disparità è necessaria. Va onorata l'immagine di una donna sollevata dall'uomo dai più ardui lavori dell'amministrazione dello Stato e dell'industria, per consentirle così a dedicarsi ad educare ogni generazione ad essere migliore della precedente e a fare di ogni casa, in un certo senso, un piccolo paradiso di pace sulla terra. Allora, permettimi, ma la donna nel lavoro dovrebbe certamente cavarsela da sola, anziché ingoiare il panamaro della dipendenza, e dovrebbe ambire al di là, oltre il solo lusso della pulizia della casa. Poi, per quanto riguarda l'educazione dei figli, essi spesso sono trattati da donne sciocche e ignoranti, quasi come semidei. Aspettarsi che donne del genere diventino buone madri è come aspettarsi il grano dalle erbacce. Né sensibilità eccessiva né dispotismo. Bisogna acquisire un affetto razionale verso i propri figli, i mariti e anche le amiche del proprio marito. Infatti, molte donne non riescono neppure a provare un affetto sincero per un'altra donna o addirittura indurla a diventare amica di un uomo, per carità! Hai detto benissimo, ma non sia mai amica di un uomo. Non esiste. Non solo. Le donne devono essere felici di essere inferiori agli uomini, ma giacché la loro inferiorità è ampiamente compensata dalla loro capacità di esercitare influenza, è questa il ruolo fondamentale che esse hanno nella società. Inoltre, l'istruzione per le donne non è indispensabile. Ciò che è realmente indispensabile è la seduzione. Beh, la debolezza artificiale e la seduzione delle donne genera solamente astuzia. Perché fingersi deboli? Perché esibire aree infantili per influenzare l'uomo e sedurlo? Cosa c'è da vantarsi della fragilità e di un'ora di trionfo su uno schiavo dell'appetito? Bisogna ottenere rispetto per merito, questa è vera intelligenza. Un difetto, infatti, non diviene una perfezione. Siano gli uomini più casti e modesti, e se allora le donne non diventeranno più sagge, sarà chiaro che esse possiedono un intelletto inferiore. La donna avrà il rango che le assegna la ragione, quindi date le possibilità. Ascoltami, è indispensabile che la donna metta da parte ogni suo capriccio naturale, il suo desiderio di appagamento di sé, la sua vanità, in breve il suo stesso io, e che assumendo una nuova natura utilizzi le proprie doti intellettuali e morali per ideare quei mezzi atti a promuovere la felicità altrui, mentre la sua deriva dalla loro solo e soltanto un'esistenza remota e secondaria. Vedi, l'uomo abbraccia pienamente l'albero del sapere, la donna invece ne assaggia solo un misero frutto.
Così il nutrimento imperfetto del suo intelletto la condurrà solo alla conoscenza del male e, come Edera in cerca di risposte, si aggrapperà alla quercia dell'uomo. La conoscenza non approfondita porta alla silente e cieca obbedienza, ma meglio non avere opinioni che averne di fallaci. Innocenza, così viene chiamata l'ignoranza in modo gentile. Il rigido cipiglio della virtù insultata deve subentrare al sorriso compiaciuto. Questo per quanto riguarda la conoscenza. Se poi dobbiamo discutere delle doti estetiche, io dico alle donne: rinunciamo al gratuito potere della bellezza, perché essa è una sterile fioritura che non seminerà virtù. Per conservare tale vanto, membre e facoltà dell'intelletto addirittura sono state costrette in fasciature peggiori di quelle cinesi. Siamo come belle imperfezioni della natura. Ma non lamentiamoci quando la bellezza svanirà e si smetterà di apprezzarci, perché il destino dei fiori più belli è quello di essere ammirati e deturpati dalla mano incauta che li coglie. Eppure c'è da dire che il libertinaggio darà sempre un certo tipo di potere. Infatti, una donna di talento, spregiudicata e molto bella, otterrà sempre un grande potere, più sottile e persuasivo di un uomo sopale. Potresti per caso indicarmi il contrario? A favore della bellezza, e dovresti saperlo meglio di me, ci sono anche i versi dei grandi poeti. Una poesia recita: la natura benigna alla donna si inchina, ella incede di tutta la sua gloria vestita. Ogni creatura per lei si spoglia dei suoi ornamenti, perché è alla donna che meglio si addicono. E dimostrando il suo diritto di prendere, proclamano la chiara prerogativa della bellezza femminile di avvantaggiarsi così del biasimo dell'Eden. Non puoi in alcun modo sostenere che l'uomo e la donna sono uguali nell'azione intelligente. Sarebbe assurdo. Come assurdo lo è sostenere che la mano che lancia la palla ed il muro su cui rimbalza sono uguali. La donna ha la squisita capacità di ammirare tutto ciò che l'uomo può essere o fare. Lei è il riflesso del suo valore in guerra, nel governo, nelle arti, ed è capace di adempiere a questo suo compito, peraltro piacevole e gradevolissimo, proprio perché, dovresti sapere, lei stessa non è nulla né in battaglia, né nel governo, né nella poesia, né tantomeno nella forza intellettuale o morale di qualunque tipo. Sciocchezze! Le differenze tra sessi non sono stabilite dalla natura, tutt'al più la donna ha una costituzione fisica meno forte. Per il resto è il grado di civiltà raggiunto ad essere colpevole di parzialità e di averci appellate continuamente il sesso debole. Ruoli come madre, moglie e vittima le sono stati addossati, o la donna le ha semplicemente fatte sue con teatralità. Ma la donna, come gli animali, è stata forse creata principalmente per l'uomo? Forse agente morale o anello mancante fra l'uomo e la bestia? La sua unica autorità dovrebbe essere la ragione. Beh, ci vorrà del tempo, lo so, per sradicare dei pregiudizi ben piantati e consolidati come questi. Ma si riprende questo tema per non dimenticare il lungo cammino della schiavitù femminile, persino in Occidente, dove una parità quantomeno formale è stata raggiunta. Lo si ricorda perché capiate che la conquista dei diritti non è irreversibile. Infatti oggi sembrano riemergere tali mentalità relative alla donna oggetto o alla donna trofeo. Per molte donne questa concezione è inaccettabile offesa, per tante altre è libera scelta e consapevole accettazione di questo falso omaggio. Ma la mia ammirazione va alle nobili lotte del merito offeso, alle creature razionali che disprezzano la tenera docilità dei modi e i graziosi superlativi, poiché l'eleganza è inferiore alla virtù. Accettate la femminilità, ma non il femminismo fino a se stesso. Siate gentili, ma non scialbe. E infine, desidero che le donne non abbiano potere sugli uomini, piuttosto su loro stesse. Ascoltami, puoi avere potere su chi vuoi e su ciò che vuoi, ma imprimi bene in mente queste mie parole. L'uomo per il campo e la donna per il focolare. L'uomo per la spada, lei per l'ago. L'uomo con la testa, lei con il cuore. L'uomo per comandare e la donna per obbedire. Thank you.
Ci hanno insegnato a guardare il cielo, a studiarne le stelle per comprendere la differenza tra Oriente e Occidente. Ci hanno insegnato che l'Oriente è povero e l'Occidente è ricco, dicono. Ci hanno insegnato che l'Oriente è spirituale e l'Occidente è religioso. Stasera, due sguardi essenziali per comprendere se quello che ci hanno sempre insegnato su Oriente e Occidente sia vero. L'Unione Europea e la Turchia. Cittadino turco ha due anime, una che tende ad ovest, trasportata, attratta dal vento dell'ovest, Zefiro, e l'altra che volge ad oriente, dove sorge il sole. I dotti, i laici, coloro che abitano i quartieri signorili di Istanbul, mangiano occidentale, parlano in tedesco e sì, sono senza Dio. Pensate ad Hurriyet. Hurriyet, nella vostra lingua, vuol dire libertà. Beh, per chi non lo sapesse, è uno dei giornali più venduti in Turchia. Sapete come cerca di attirare il pubblico? Semplice, mettendo in prima pagina foto di ragazze svestite. Direi ampiamente svestite. Questa parte della Turchia non parla più di fede, ma di tradizioni. I suoi abitanti guardano all'Europa con speranza, auspicio. Costoro vogliono essere europei. L'altra parte della Turchia, quella più orientale, prega ancora in ginocchio, rivolta verso la Mecca. I suoi abitanti disprezzano tutto ciò che infrange la loro cultura. Lottano contro un governo che cerca di attuare una politica restrittiva, io direi violenta, contro il velo. Manifestano di fronte alle università, colpevoli di far scoprire i volti delle donne durante gli esami. Costoro sono fieri della loro cultura, non vogliono la vostra. Queste e molte altre anime popolano il mio ventre, dilaniandolo in due parti. Un popolo che non possiede più una linearità, ma è una trama intrecciata di destini. Turchi e curdi, laici e credenti, europei e anti-europei, terroristi e codardi, Oriente ed Occidente. Questo è il prezzo che paga una terra di mezzo. Le mie braccia stringono mondi diversi. Agli occhi di voi europei, noi siamo rozzi ed estremisti, ma pieni di pregi e di bellezze. Eppure, nonostante questa grazia e questa bellezza, non ci volete. Allora io vi rispondo solo con un proverbio turco. Per amore della rosa si sopportano le spine. Sai, nella prima guerra mondiale la Germania diffuse un testo di protesta contro la cultura inglese, nemico giurato, in cui tutti i filosofi, scrittori, scienziati, artisti, anche politici, proclamavano la cultura tedesca la migliore, a discapito di quella inglese. A quell'epoca firmarono tutti, tranne uno. Il suo nome era Albert Einstein.